di confronto tra religioni problematiche per portare beneficio e, diciamo, fratellanza, quel che si vuole, per migliorare la vita e i comportamenti degli stessi alunni, amici, nel mondo della scuola e ben altro nel mondo di tutti i giorni. Se era una cosa possibile, il rifiuto, non so se c'è, cioè un po', direi che c'entri, e questa cosa secondo me è abbastanza importante, dire no, stai dentro e invece di, diciamo, fare catechismo facciamo questa cosa che è molto più importante a questo, vabbè, è un po' che non vado a scuola, sono un po' ignorante in questa materia, però ci terrei molto a questa cosa qua, piuttosto che vedere uno in giro. Non voglio usare la parola brutta, a non far niente, preferisco stia lì, si confronti con un vero confronto con gli altri suoi compagni di classe, per avere delle belle risposte, casomai in un futuro, quando va a lavorare, che nessuno gli deve dire ti. Per un discorso di maturazione che manca, secondo me, tra i giovani anche di certe scuole, che li vedo spesso in giro. E grazie. Altri interventi? Campana. Allora, come hanno detto precedentemente gli altri consiglieri, io lavoro nelle scuole, quindi come sono organizzate le ore di religione oggi all'interno degli istituti scolastici, soprattutto del territorio di Vignola, sono esattamente come si sta facendo richiesta, cioè non si fa catechismo durante gli orari, le ore di religione, assolutamente, tant'è che vi posso portare un esempio, sono stati fatti, no, cioè questa è la realtà, cioè, ci lavoro, sì, parlavo con il consigliere Spadini. Un esempio è che in un istituto superiore di Vignola, ogni anno l'insegnante di religione si occupa di organizzare e fare un percorso insieme ai ragazzi per farli conoscere quella che è la realtà della tossicodipendenza ed accompagnarli a visitare comunità che ospitano tossicodipendenti in Romagna. Oppure ancora fanno lezioni in cui si fanno confronti fra le varie religioni, in cui si parla anche di quelli che sono i problemi che oggi attanagliano la nostra società. Quindi credo che tutte quelle che sono le disposizioni che Ferrarini enunciava in precedenza, i nostri istituti scolastici le applichino già in maniera adeguata. Poi, come detto in precedenza e come sottolineo anche io sono d'accordo, non credo assolutamente che il Presidente dell'Unione, i consiglieri dell'Unione debbano prendersi un ruolo che non gli compete, che è quello di andare ad intaccare quelle che sono i programmi scolastici e soprattutto il lavoro dei professori. Altri interventi? Giannaroli. Ribadisco che non voglio essere polemico, quindi mi sforzerò. Non ho letto da nessuna parte che vogliamo intaccare i programmi scolastici, cioè non è questa l'intenzione. Semplicemente, e non si impone niente a nessuno, cioè non vogliamo neanche imporre, stiamo chiedendo semplicemente che la politica, l'Unione Terra di Castelli e la sua politica si faccia promotore, ricordi, sia un rimarcare, un ricordare quello che sono le funzioni
delle funzioni fondamentali. Avete detto, lo so, avete detto che l'ora di religione non è più, non dovrebbe più essere catechismo, non dovrebbe essere più catechismo, ma non sempre funziona e succede questo, perché comunque gli insegnanti sono fatti della loro cultura, sono fatti di quello che sono e i programmi non sempre, vi parlo da figlio di insegnanti e con un figlio che ha 15 anni, quindi l'ho visto, cioè mi rendo conto che sta cambiando ed è cambiata, però secondo me ricordarlo, portarlo all'attenzione non è un errore, cioè, è assolutamente positivo. Non vedo cosa ci trovate di così disdicevole, cioè, non comprendo, è un atteggiamento, non lo so, mi sembra pretestuoso. Prego, Mantovani. Io volevo semplicemente fare una domanda al consigliere Gianaroli, semplicemente per capire meglio, perché faccio fatica a capire lo scopo di questa mozione. Cosa materialmente dovrebbero fare i sindaci dell'Unione, la Giunta, per ricordare? Le attività che si possono fare per ricordare sono infinite, cioè, te ne dico una che succederà il 27 gennaio, che è la giornata della memoria. Perché viene fatta la giornata della memoria? Per ricordare quello che è stato sull'Olocausto. Quello che possiamo noi fare come Unione è ricordare all'interno delle scuole, specialmente in questo periodo dove tutti quanti, se io entro in qualsiasi profilo pubblico di Facebook, di qualsiasi persona, siamo tutti quanti Charlie, ricordare che forse si può affrontare questo tipo di tematiche in altro modo, anzi sarebbe da affrontare in un altro modo e chiedere ancora più aiuto alla scuola, perché è solo il sapere che ti permette è solo il sapere che ti permette la convivenza, quindi anche solo accreditare all'insegnante di religione, che è l'ultimo degli insegnanti nella catena, no? Viene considerato quello che conta meno, no? Ricordati che in questo momento, forse come materia per la scuola è quello che conta meno, però in questo momento per accrescere quello che può essere un discorso di convivenza, di conoscenza e di togliere le problematiche o di combattere le problematiche che abbiamo, è forse uno dei primi promotori. Tutto qua. Poi, la volete vedere diversamente, non so cosa fa. Non voglio fare polemica, cioè ho tolto quei pezzi apposta. Magnani. No, penso che tutti noi la riteniamo inaccoglibile, non perché non condividiamo i contenuti, perché penso che siano condivisi da tutti, ma perché secondo noi non ha senso mettere naso su questa materia, perché altrimenti bisognerebbe ricordare anche gli insegnanti di italiano di insegnare la grammatica, gli insegnanti di matematica di insegnare l'algebra, e nessuno ha mai avuto in mente questa idea. Sarebbe bello poterlo fare, perché tante volte non succede, tante altre volte succede, ma non è nostra competenza poter esprimere questa cosa. Dopodiché le dirò anche di più, secondo me nelle scuole si fa addirittura oltre quello che voi avete scritto, perché in mia esperienza, anzi proprio vissuta sulla mia pelle, aver avuto dei compagni non cristiani cattolici ed essere invitati durante le ore di religione dagli stessi professori proprio per parlare di questi temi, senza che i professori fossero tenuti a farlo, perché nel momento in cui queste persone dichiarano di non voler fare l'ora di religione hanno tutto diritto di fare altro. Quindi si fa già quello che ha chiesto il consigliere Guzzoni, dove appunto, cioè nel momento in cui queste persone vengono invitate a discutere di questi temi. Quindi secondo me si è andato addirittura oltre, quindi non ce n'è bisogno di rimarcare questa cosa. Questa è la mia personale opinione. Altri interventi? Smeraldi. Se dovesse essere messa in votazione questa mozione, io credo che mi asterrò perché sono convinto anch'io che non sia materia del Consiglio dell'Unione, quindi non ha molto senso votare questa mozione, perché obiettivamente non rientra nei compiti, come diceva prima il consigliere Ferrarini. Se però vogliamo fare un discorso, come stiamo facendo,
in questo momento sulla materia, devo dire che io, premesso che sono un fervente credente, ma sono anche un cittadino molto laico, ritengo che siano condivisibili i contenuti di quanto è scritto, perché sicuramente in Italia, per ragioni varie, alle quali molti non si possono, cui responsabilità molti non si possono sottrarre, anzi si possono sottrarre molto pochi, c'è un deficit di laicità. C'è un deficit, io mi sono riconosciuto un po' nella prima parte del discorso che ha fatto il consigliere Ventre, anch'io ho dei figli ormai molto grandi e sicuramente quando frequentavano le scuole l'ora di religione era un'ora di religione. I miei figli, nonostante io fossi credente, non l'hanno frequentata perché già facevano catechismo all'oratorio, in parrocchia, e cioè nelle sedi deputate a questo, io ero fermamente convinto che non dovesse essere fatto questo invece a scuola. Sono un po' anziano, quindi prendo atto che le cose sono cambiate nella scuola, non sono convinto che siano cambiate dappertutto, quindi sicuramente il problema rimane, ma ripeto, non credo sia competenza dell'Unione, questo è un po' il senso del mio discorso. Altri interventi? Amici? Brevemente, perché io invece faccio catechismo da 26 anni ai ragazzini, ai bambini, e ho toccato con mano che cosa effettivamente i ragazzi fanno a scuola e che cos'è il catechismo. Tutt'altro. Mi trovo d'accordo con gli interventi dei ragazzi che sono stati fatti fino ad ora, proprio perché non solo non è nostra competenza, e mi viene quasi da ridere pensare, senza offesa per l'amor del cielo, che il Presidente dell'Unione debba scrivere una lettera ai presidi con questi toni, perché non solo non è nostra competenza, ma comunque gli insegnanti hanno un programma ministeriale da seguire, tant'è che prevede appunto quello che in parte è già stato scritto qui. Non si fa catechismo a scuola, il catechismo viene fatto in parrocchia, ne sono una prova vivente, presente, perché vedo la differenza fra catechismo e quello che i ragazzi mi dicono di cosa trattano a scuola, dalle elementari fino oltre. Quindi credo, anche io mi trovo molto d'accordo nel non votare a favore su questa mozione, se la mettiamo ai voti, perché io non ero in discussione quando l'avete discussa, però essendo io fermamente cristiana, cattolica e praticante, posso dire che funziona esattamente come già è stato ampiamente esposto dai ragazzi. Caroli. Ma questo è un argomento che evidentemente ci stimola tutti a dire la nostra opinione. Io anch'io mi pongo in una posizione così di incertezza rispetto al voto su questo ordine del giorno, però credo che dobbiamo cogliere un fatto, innanzitutto una disponibilità del presentatore a togliere quelle che potevano essere le parti evidentemente più problematiche, quelle che quel penultimo comma di cui si è parlato. Quest'ora del giorno dice anche altre cose, e che è opportuno cogliere e sottolineare per valutare un aspetto positivo, perché non è rivolto solo al mondo della scuola, dove evidentemente in quella parte va oltre quelle che sono il nostro diritto di intervenire. Vi è anche una parte che è scritta correttamente e affida ai sindaci delle iniziative da compiere per la conoscenza del confronto delle religioni. Quindi noi dobbiamo ci troviamo di fronte a un documento che per varie ragioni è discutibile, ma anche degli elementi di qualità, perché comunque ci ha obbligato a parlare di questo tema che altrimenti non avremmo parlato, perché il tema della convivenza tra religioni è un tema di attualità. Poi è stato formulato in maniera magari non condivisibile,
ci sta questo, però credo che abbia anche un valore, perché nella parte in cui dice che i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione, del Consiglio dell'Unione di Area dei Castelli, per quanto di loro competenza, si facciano promotori di iniziative, quindi loro iniziative, atte a promuovere ed accrescere culturalmente i giovani con il fine di portare nella scuola la cultura e la conoscenza delle religioni, ma di tutte le medie, cioè, mi pare che sia un fatto sul quale dare un valore positivo, quindi anch'io era per esprimere la mia incertezza, per esprimere così il mio dubbio su quest'ordine del giorno così come presentato, però riconosco che ha alcuni elementi di qualità come porre all'attenzione il tema della convivenza religiosa, però anch'io così come formulato credo che non potrei andare oltre un voto di astensione. Altri interventi? Prego. Questo documento è stato formulato da menti che sono laiche ed agnostiche, e qua secondo me sta venendo fuori appunto un po' il tema, è un po' il punto, perché la scorsa seduta abbiamo discusso sopra le unioni, il riconoscimento delle unioni, questa è un po' la continuazione, diciamo.